La giornata di domani, sabato 3 agosto, rappresenta la vigilia del Palio del Golfo, una giornata ricca di appuntamenti, l'appesa delle imbarcazioni nel pomeriggio, la manifestazione motoristica in città per poi concludere con la scena delle borgate e la notte blu. Tanti eventi che rendono ovviamente necessari anche dei provvedimenti per garantire lo svolgimento delle iniziative e quindi modifica alla viabilità. Sì, per quanto riguarda la gara motoristica, dalle 19 sarà già interdetto il traffico nel tratto Piazza Chiodo e Piazza Verdi. E invece in merito al, al concerto di Baby Kay, quindi sarà interdetto nel tratto Piazza Verdi, Via Crispi, per quanto riguarda Via 24 Maggio e Via Veneto, e invece la, per quanto riguarda la Cena delle Borgate sarà interdetto il traffico già dalle 14 in Piazza Beverini. Cosa cambierà invece per quanto riguarda la giornata di domenica 4 agosto, giornata in cui appunto si celebrerà la 94esima edizione del Palio del Golfo? Sì, sostanzialmente tutta la parte diciamo passeggiata Morin, quindi via L'Italia, tutta la zona mare sarà interdetta, quindi dalle 14 sarà interdetto eh, via L'Italia da via San Cipriano fino a via La Mendola, Teniamo a precisare che abbiamo inserito una navetta per i, per i cittadini, quindi è possibile eh, usufruire della navetta da, da palazzo, mh, dal Palazzetto dello Sport fino al, al Molo Italia. In più per i residenti che hanno parcheggi B, C e D, nelle giornate dall'1 al 6 è, è data la possibilità di parcheggiare in tutti i parcheggi del, della città. Quindi abbiamo cercato di agevolare la sosta perché capiamo che in quel momento ci sarà un'affluenza importante.